Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con Nokia Lumia 800, la sua custodia morbida, come vedete parliamo di gomma cedevole e anche piacevole al tatto, è comunque automaticamente inclusa nel box di vendita, quindi che vi piaccia o meno ve la trovate diciamo tra i piedi, poi ovviamente potete sostituirla con altre. Sia chiaro che secondo me risulta essere utile metterla all'interno del box di vendita, così appunto da caratterizzare questo telefono, dotato appunto di forme un attimino sfuggenti, di una presa più salda, perlomeno i primi tempi, finché non vi abituate appunto alla forma un po' particolare del telefono. Come vedete infatti il vetro è bombato e gli stessi profili sono decisamente tondeggianti. Vi abbiamo realizzato un servizio in merito alla galleria fotografica, è secondo noi sufficientemente ampia per capire di che forme stiamo parlando. Sia chiaro che non è che avete tra le mani una sfera, di base comunque sviluppato come vedete in senso orizzontale e comunque è il tradizionale rettangolo come telefonino. Tuttavia, avendo gli spigoli più smussati rispetto alla media, finché non vi abituate appunto ad afferrarlo correttamente, più che altro per evitare che vi sfugga, vi scivoli, la custodia secondo me è utile. Si diceva della cassa acustica che vedete nel trio ripreso in questo momento, parliamo della Nokia Play 360. Questo paio di prodotti ci sono arrivati grazie all'iniziativa Nokia Lumia Diaries, secondo me sono interessanti. 3-2, come ho già detto nella recensione di Nokia Play 360, mi ha stupito di più la Nokia Play 360. È una cassa acustica utilizzabile con tutti i telefoni, basta avere il protocollo Bluetooth audio utilizzabile appunto all'interno del telefono, la accoppiate, funziona e è davvero molto utilizzabile perché ha un pacco batteria tutto suo, quindi ve la potete portare da una stanza all'altra oppure dall'amica, da chi che sia, fate un pigiama party, appunto come si diceva, e con facilità potete appunto trasportare la cassa, per esempio, per creare un sottofondo musicale alla vostra serata. Sia chiaro che questo è solo un esempio, gli altri esempi fateli voi, la nostra fantasia purtroppo è limitata, quindi vi riportiamo solo qualche scenario di utilizzo. Il telefono in questione noi l'abbiamo analizzato, abbiamo tutti, diciamo, non solo noi che appunto ci abbiamo messo le mani sopra. Con Nokia Lumia Diaries ci sono 5 giorni per valutare i prodotti che vi spediscono, questo paio di prodotti quindi dobbiamo restituirlo e dopo 5 giorni cerchiamo quindi di trarre le nostre conclusioni. Un paio di giorni il Lumia 800 riesce anche a farseli. In ogni caso, avendo la ricarica mediante micro USB, potete sfruttare tranquillamente un qualunque cavetto USB, micro USB. Attualmente sono estremamente diffusi. Grazie al cielo, si è standardizzato, tranne poi ovviamente con Apple, perché Apple viaggia sempre su un pianeta tutto suo. Si è standardizzato il sistema di ricarica e utilizzando la micro USB, anche il Lumia 800 si ricarica con buona facilità. Sia chiaro che un paio di giorni ovviamente si considera un utilizzo medio, non consideriamo utilizzi particolarmente spinti. In ogni caso, se lo utilizzate tutto il giorno, con una buona misura di notifiche, con una discreta quantità, per esempio, di messaggi e telefonate, a sera, secondo me, tutto sommato ci arrivate. Poi, ovviamente, dipende sempre dall'intensità delle vostre comunicazioni. In ogni caso, diciamo che la giornata se la fa. È ovvio che il telefono sia con Windows Phone, visto che appunto fa parte della famiglia Lumia. Attualmente la famiglia Lumia è formata dall'800 che vedete, dal 710 che abbiamo già analizzato tempo fa. Il 710 è un entry level, questo attualmente è il top di gamma, ma tra un mesetto arriverà il 900 che dovrebbe essere l'effettivo top di gamma, almeno per qualche mese, per quanto riguarda la gamma Lumia. Il telefono comunque è compatto come dimensioni, soffre secondo me un tantino troppo le ditate. Come vedete in questo momento noi gli abbiamo dato una lucidata, abbiamo utilizzato un semplice asciugamano, potete utilizzare appunto un asciugamano, un panno in microfibra, insomma una maglietta, basta che sia comunque un panno morbido. Procediamo ora all'accensione. Potete apprezzare già la videata di sblocco,
in basso vedete messaggi, telefonate perse che vi vengono quindi riassunti con decisa facilità. Siamo stati un pelo troppo lenti. E trovate poi anche le indicazioni sulla data. Come vedete abbiamo questa sorta di sblocco molto simpatico, esteticamente gradevole appunto da vedere, tipico di Windows Phone, al momento questo c'è, questo vi tenete, e nella parte alta troviamo i comandi multimediali. In sostanza avete il riassunto di cosa vi siete persi, come chiamate messaggi, e la possibilità di pilotare senza sbloccare il telefono il comparto multimediale. Cominciamo direttamente a vedere il telefono. Vedete, io procedo con lo sblocco. Vedete quindi che io riesco a gestire per esempio Sting attraverso questo mix radio che noi abbiamo scaricato offline con decisa buona facilità. Noi ovviamente abbiamo copiato via Bluetooth, vi abbiamo realizzato un rapido filmato su come si accoppia il Lumi 800 con la Nokia Play 360, quindi insomma vi invito ad andarvelo a vedere. È ovvio che poi possiamo anche far ripartire la canzoncina, oppure possiamo tornare in re. Come vedete abbiamo il mix radio offline, è una funzionalità secondo me davvero davvero molto interessante, scaricatevela. Sì, appunto avete Windows Phone, Nokia Musica, Nokia Mappe, Nokia Drive, sono le applicazioni targate Nokia, quelle che fanno parte della Nokia Collection, che sono state aggiornate di recente. Nello specifico vi abbiamo comunque fatto una demo anche sul nuovo Nokia Mappe e il nuovo Nokia Drive, che vi permette appunto una navigazione completamente offline per quanto riguarda il GPS. Nokia Musica secondo me è comunque molto interessante come applicazione, perché come vedete avete la mia musica, che ovviamente è la vostra musica, ci piazzate all'interno del telefono in sostanza i vostri file audio e ve li ascoltate, fin qui non ci sono problemi. Mix radio, che sono appunto una sorta di playlist già compilata, senza pubblicità fastidiosa all'interno, ve li scaricate gratuitamente per esempio tramite Wi-Fi, e quando siete appunto all'interno di Mix radio, vedete, avete una buona carrettata di generi, avete anche la classica, ecco, musica classica, o jazz, soul, per esempio. All'interno di ogni categoria avete, beh, prendiamone una, va? Prendiamo celebrity così, famo prima. Vedete, voi avete una scelta, per esempio, di playlist, diciamo già precompilate, ovviamente potete selezionarne una, noi ne abbiamo già appunto selezionata una, ne abbiamo scaricato il nostro WhatsApp ed è offline, quindi una volta che ve l'avete scaricata tramite il wifi dell'amico, della fidanzata, dell'ufficio, insomma siete comunque andati a sbaffo con il download. Il download è gratuito, sia chiaro, però ci mette qualche megabyte, quindi dovete appunto provvedere a non drenare eccessivamente la batteria e l'eventuale conto telefonico, quindi via wifi è meglio, anche come velocità tra le altre cose, e ve lo scaricate, è salvato all'interno del vostro telefono, dopodiché staccate il wifi, ve ne andate a fare quattro passi, una corsetta, andate a fare il pigiama party che appunto si auspicava poco fa. Funziona sempre offline, quindi potete avere in sostanza della musica gratis, perché è un dato di fatto, e potete anche riuscire a conoscere artisti nuovi, sempre gratis, sempre ascoltando l'intera canzone, perché il bello appunto di questa trovata è che non vi ascoltate i soliti 30-90 secondi di anteprima dei magari 3-5 minuti di canzone, ma ce l'avete per intero la canzone, quindi diventa una cosa interessante. Per esempio avete i WhatsApp sui più ascoltati, i più venduti, i più comprati, ma comunque avete una buona scelta, e di volta in volta, nel momento in cui noi abbiamo il nostro WhatsApp, vedete, possiamo fare aggiungi a start, e riusciamo a gestire con estrema facilità, vedete, in parte a io,
trovate Mixradio, in questo caso abbiamo WhatsApp, e potete per esempio richiamare velocemente la riproduzione di questo WhatsApp direttamente dalla start screen. Questo non è che funziona solo sull'Lumia 800, però abbiamo l'Lumia 800 tra le mani, quindi come Windows Phone ve lo facciamo vedere. È ovvio che Nokia Musica, Nokia Drive, Nokia Mappe per loro natura sono prodotti di Nokia, che quindi al momento funzionano sull'Lumia 800 e sull'Lumia 710. Si diceva delle ditate, come vedete in controluce già cominciano a comparire le prime ditate, noi stiamo utilizzando solo un dito, come vedete, così appunto da mostrarvi la capacità di ritenzione di queste varie strisciate, ditate, impronte varie ed eventuali, il che appunto è secondo me una pecca, diciamo, del telefono. L'altra pecca che secondo me è particolarmente evidente è il fatto che manca una fotocamera frontale. Per le videochiamate io posso comprendere che effettivamente non sia una cosa particolarmente diffusa, ma per le videochat, tutto sommato, una camera frontale poteva essere molto utile. La camera frontale arriverà con Lumia 900, quindi se siete degli amanti, come per esempio sottoscritto, di o videocamera utilizzata per videochiamate o videochat, io Skype lo utilizzo, diventa effettivamente una cosa utile la videochiamata, soprattutto perché è gratuita in quel caso, e perché no? Questo Windows Phone appunto ha la pecca di non avere la camera frontale, il che secondo me appunto per un top di gamma è stata un attimino una pecca non averlo introdotto. In ogni caso avete i soft touch sul basso per tornare indietro, per andare nel menu o per fare una ricerca. Anche in questo caso, se premete la freccina per tornare indietro, vedete che avete tutta la vostra, per esempio, mail, applicazioni, Nokia Musica e Start Screen, sono appunto le applicazioni rapide che abbiamo attive in questo momento. In ogni caso la parte anteriore, la prima pagina della Start Screen è sempre quella, come vedete, diciamo, ci sono i quadratoni o rettangoloni a seconda poi del tipo di widget. Sia chiaro che questo design probabilmente vi piace o meno, vi accompagnerà anche con le future versioni di Windows Phone 8, che probabilmente arriverà come aggiornamento su questo Lumia 800, e Windows 8 che invece arriverà su una moltitudine di computer, visto che appunto Windows rappresenta il sistema operativo utilizzato in ambito desktop su circa il 93% delle macchine al momento esistenti sul globo terracchio, quindi fatevela piacere questa interfaccia, perché ve la ritroverete un po' ovunque, probabilmente anche sulla sveglia. Può essere comunque piacevole, sia chiaro. A me tutto sommato non dispiace, sui telefonini e tablet sembra essere comunque una soluzione azzeccata, proprio perché poi, come vedete, qui ci sono le piastrelle, per esempio, dei contatti che flippano da sole. Flippano e sono tutte azzurrine perché avendo levato i contatti, quindi non essendoci le faccine dei contatti, qui non le vedete. In ogni caso, se vi collegate per esempio ai vari social come Facebook, qui vedete appunto le faccine dei vostri contatti, e all'interno dei contatti non solo trovate i numeri, i telefoni, eccetera, eccetera, ma trovate anche, non so, i commenti, i cambi di status. Non ci avete nulla da fare, il telefono si fa carico di andare sul social, di, in questo caso Facebook, e scaricarsi gli aggiornamenti di status, e poi ve li presenta tutti, così voi vi fate allegramente tutti i fatti della vostra rubrica. In ogni caso, si diceva appunto, la bellezza di queste piastrelle è che si aggiornano, come vedete per esempio la piastrella foto si aggiorna, anche quella per esempio del calendario o quella dei contatti, stesso dicasi per messaggi e email, ma potete averne anche extra, per esempio Marketplace, in questo caso potete visualizzarlo, diciamo, sulla parte anteriore, e vi fa comparire il numero 3, 3 vuol dire che avete 3 applicazioni installate che vanno aggiornate. Si consiglia sempre, ovviamente questo mio consiglio, di utilizzare il wifi, perché normalmente è più veloce della linea operatore. In ogni caso il bello è anche il fatto di avere per esempio queste piastrelle di terze parti, dove per esempio potete avere il meteo oppure WhatsApp, che sono applicazioni extra che potete appunto installare e tenere facilmente sotto controllo, una sorta di widget all'Android, alla Symbian, solo che in questo caso anziché avere come Android 7 pagine, come Symbian 6 pagine, come iOS fino a 11 pagine, ma è da un po' che non vedo 11 pagine su un iPhone, in questo caso avete essenzialmente queste due pagine, la seconda dove avete l'elenco completo di tutto quanto è stato installato, e la prima dove avete il riassunto di tutto ciò che vi serve. È ovvio che poi potete riorganizzare le varie piastrellone,
Vedete che io ho deciso che la piastrella mi piaceva qua, l'ho spostata senza farmi tante domande e perché mi faceva più comodo della qua, quindi potete riorganizzarle un po' come caspita vi pare. Questa secondo me diventa una cosa interessante. Se non sopportate questa forma dell'interfaccia, vabbè, pazienza per carità, solo che secondo me appunto su telefonini e tablet tutto sommato è azzeccata, non è molto azzeccata, stando ovviamente alla Windows 8 Consumer Preview che abbiamo scaricato e installato, non è molto azzeccata per un utilizzo appunto con mouse e tastiera tradizionale, ma insomma le vie di Microsoft sono infinite, vedremo cosa combinano poi con questo autunno 2012. Il telefono l'abbiamo utilizzato ovviamente anche per fare le foto, perché quale telefono oggigiorno non si utilizza per fare foto e video? Li abbiamo pubblicati, li abbiamo ovviamente estratti, si utilizza il termine straight out of the camera, quindi direttamente dalla macchina, li abbiamo estratti e utilizzati così come se ne sono usciti, non ci abbiamo messo mano anche perché non aveva senso magari fotoritoccare uno scatto fotografico, vi facciamo comunque vedere per esempio come si comporta con il flash. Sullo schermo posso comprendere che magari la risoluzione non sia il massimo per procedere appunto con una corretta visione della stessa. Salve a tutti da Giuseppe Ragazzini. Notate che l'audio esce da qui. Nokia N8 e Nokia Lumia 800. Parliamo quindi dell'attuale top di gamma. Notate. I tempi di ripresa, insomma, sono decisamente a favore di N8. Ovviamente noi abbiamo utilizzato l'N8 come metro di paragone, perché attualmente è ancora il miglior camera phone sul mercato. Adesso abbiamo spento la Play 360. I filmati che avete visto in questo momento sono già disponibili online, il telefono registra in 720p come risoluzione, sia chiaro, all'interno poi potete avere comunque album, data o persone in base poi ovviamente alla differenziazione che ponete tra quelle per esempio salvate dal computer a quelle realizzate dal computer, dal telefono e appunto non arrivate dal computer. Sia chiaro comunque che l'applicazione foto come tutto il resto al momento è appunto utilizzabile, per quanto riguarda la gestione dei vari social network non ci sono particolari problemi, la camera in questione comunque porta ad avere una buona definizione a bordo, il problema è che ormai avendo preso come standard di fatto l'N8 e quindi la relativa bontà di ripresa di N8 e di scatto di N8, qualunque altro telefono tutto sommato a farci un confronto diretto, nonostante l'N8 abbia un anno e mezzo, due di vita, quindi insomma in ambito telefonico praticamente fa parte dell'era preistorica, però funziona ancora tremendamente bene l'N8. Nokia Lumia 800 secondo me c'ha ancora da imparare, perché soprattutto nella gestione video ha una certa lentezza, come avete visto nel momento in cui siamo passati alla ripresa della pavimentazione stradale, abbiamo ripreso un semplice marciapiede, ma prima stavamo riprendendo il cielo, nel passaggio appunto da un soggetto fortemente illuminato a uno scarsamente illuminato, come appunto può accadere se riprendete il cielo e il pavimento, in quel caso vedete che è particolarmente lento nel rimettere correttamente a fuoco e ridare la corretta esposizione all'immagine. Questo è quindi diciamo un problema che pare verrà risolto con Lumia 900, poiché appunto hanno visto che questo ritardo era tutto sommato sensibile, non era una frazione di secondo, ma almeno un secondo diciamo che va via all'ottica per capire cosa state riprendendo ed eventualmente adeguare la luminosità. E quindi con il 900, vedendo i primi scatti e vedendo i primi video che cominciano a girare giusto in questi giorni, sembra che la camera arriverà, diciamo, in condizioni decisamente migliori. Per quanto riguarda il resto, abbiamo Nokia Mappe, Nokia Drive e Nokia Musica.
Abbiamo realizzato un approfondimento dedicato a ciascuno dei tre. Nokia Musica si è comunque aggiornata e vedremo di trovare il tempo con un altro Windows Phone. Purtroppo non c'è stato l'approfondimento temporale sulla versione che abbiamo installato qui, non ci sono abissali differenze rispetto all'approfondimento che già trovate online, quindi intanto se siete curiosi vi invito ad andarvi a vedere appunto quell'approfondimento, o se qualcun altro su internet ha condiviso l'approfondimento su Nokia Musica aggiornato, per carità, andatevi a vedere quell'approfondimento che probabilmente va bene lo stesso per farvi appunto un'idea sul funzionamento dell'applicazione aggiornata. Per quanto riguarda invece Nokia Drive e Nokia Mappe, abbiamo installato la versione aggiornata e abbiamo realizzato tre approfondimenti, un paio su Nokia Drive, sull'esplorazione dell'interfaccia, quindi adesso non sto qui a ripeterla perché vorrei appunto rendere il più compatta possibile questa recensione, e poi abbiamo fatto anche una demo appunto come navigazione GPS. Nokia Drive vi permette di scaricare la vostra mappa, una volta che ve la siete scaricata semplicemente procedete con l'inserimento del percorso e funziona davvero in maniera completamente offline. Tanto è vero che noi abbiamo provato, abbiamo inserito all'interno del telefono una SIM senza credito, quindi non aveva modo di collegarsi alla rete ed effettivamente siamo arrivati a destinazione senza problemi. Nokia Mappe è grosso modo come Google Maps, semplicemente vi permette di cercare una destinazione nei paraggi oppure cercare dei punti di interesse nei vostri dintorni. È ovvio che per dare il meglio di sé gli serva questo benedetto programma una connessione ad internet, se no le informazioni appunto cominciano a non essere più aggiornate. A proposito di SIM, piccola cosa, noi qui abbiamo installato Vodafone, mi pare che sia ancora all'interno, sì. Come vedete il segnale è comunque 3G e comunque si presenta affidabile come portata, solo che vi consiglio, perlomeno in fase di accensione del telefono, accensione del telefono, di non inserire appunto una SIM Vodafone, perché nel momento in cui voi attivate il telefono, come vi abbiamo fatto vedere, quindi utilizzando la procedura e inserendo la SIM come nel filmato dedicato, che appunto vi abbiamo già realizzato e pubblicato, se inserite una SIM Vodafone purtroppo si incorre in una serie di problemi quando poi tentate per esempio l'aggiornamento di Nokia Drive, Nokia Musica e Nokia Mappe. Questo comporta in sostanza il non capire perché il telefono vi dice che Nokia Drive si può aggiornare oppure Nokia Musica ha un aggiornamento in arrivo, ma voi quando poi andate a selezionare l'applicazione che volete appunto aggiornare non riuscite ad aggiornarla, vi dà un errore. Ho cercato anche qualche informazione su internet, ma non avendo particolare tempo per fare prove, proprio perché appunto avevamo 5 giorni di tempo per testare questo dispositivo e il Play 360 che vedete sempre nell'angolo, ho preferito diciamo tagliar corto su quella ricerca e dedicarmi un attimino nell'analisi del telefono, anziché appunto perdere tempo dietro a un errore, che poi sono riuscito tranquillamente a evitare, semplicemente resettando il telefono, andate per essere precisi in impostazioni, informazioni su, ripristina il telefono. A questo punto, ripristinando il telefono, dovete rifare, diciamo, da capo la procedura di attivazione, solo che quando rifate la procedura di attivazione non inserite la SIM, quindi terminate, diciamo, tutta l'installazione di app, configurazione della data e ora, eccetera, senza la SIM inserita, poi spegnete il telefono, inserite la SIM e il tutto vedete che funziona. Tanto è vero che noi poi alla fine siamo riusciti a installare diverse applicazioni, siamo riusciti ad aggiornare Nokia Mappe, Nokia Drive, Nokia Musica senza problemi. Quindi questa cosa ve la sottolineo, approfondirò con un attimo di calma il perché è successo questo, ma in questi 5 giorni diciamo ho preferito dedicarmi al telefono. Abbiamo ovviamente Office, all'interno di Office abbiamo note, abbiamo quindi la possibilità di esplorare OneNote, abbiamo, diciamo, potete esplorare OneNote, la differenza è che nel momento in cui utilizzate per esempio OneNote su un computer, su un tablet PC, non parliamo di un tablet computer come può essere per esempio tutto il marasma con Android a bordo, oppure l'iPad, per capirci, quello è un tablet computer, è un tablet con appunto
uno schermo capacitivo. Per tablet PC intendo per esempio un Dell Latitude XT2 o XT3, giusto così per fare un esempio. Su questi computer, che sono appunto dei convertibili, quindi se appunto andate alla ricerca su internet su come è fatto un XT2, capite, se non avete presente cosa significhi avere appunto un notebook convertibile. In quel caso, se utilizzate appunto OneNote, avete decisamente più spazio e potete appunto scrivere direttamente utilizzando la pen. In questo caso voi potete esplorare, diciamo, OneNote, solo che nel momento in cui voi per esempio andate a fare un documento, vedete, questa è una nota personale, noi possiamo andare a scrivere la nostra nota, vedete per esempio la reattività nel funzionamento della memoria, possiamo comunque andare a inserire un eventuale punto, possiamo andare a inserire una nota vocale, vedete, ma non riusciamo a gestire con la stessa facilità, sta salvando, dategli un attimo, ecco qui, vedete, slash uguale slash, la nota l'ha salvata, quindi riuscite comunque a prendere delle note, per esempio, quando state in un appuntamento, oppure dovete segnarvi qualcosa da ricordare, ma non avete la stessa facilità di gestione che potete appunto avere con schermi un attimino più capienti e utilizzare per esempio il tratto di una penna. Avete ovviamente Excel, Word e PowerPoint, rappresentano la suite per l'ufficio più nota al mondo, esattamente come è il sistema operativo Windows, chiunque sa di cosa stiamo parlando, Excel fa di conto, Word serve per scrivere e PowerPoint serve per effettuare presentazioni. Questo ovviamente cerchiamo sempre di semplificare il più possibile, abbiate pazienza, ma non possiamo certo divagare eccessivamente per descrivere uno o l'altro tipo di software. Avete diversi percorsi all'interno del telefono, avete SkyDrive, Office 365 e SharePoint. Tralasciando gli ultimi due, che diciamo sono soluzioni un attimo particolari, potete comunque googlarle se siete curiosi, essenzialmente gli utenti andranno a utilizzare SkyDrive e telefono. Telefono è ciò che sta all'interno del telefono, SkyDrive è ciò che trovate appunto nella nuvola collegata con il vostro account live. Per utilizzare infatti il telefono e quindi utilizzare il marketplace, dove sta? Eccolo qua. Per utilizzare il marketplace dovete registrarvi come succede con lo store di Apple, come succede con lo store di Nokia. Dovete registrarvi, inserire appunto un'email e nello specifico Microsoft vi offre uno spazio, un live ID, quindi un'identità diciamo sul suo network live, e vi offre i giga di spazio di SkyDrive e vi offre una casella email, oltre ovviamente alla possibilità di scaricare, comprare, installare le varie applicazioncine e altre menate che poi vi vengono appunto con il marketplace, come per esempio succede con i giochi. Vedete, noi abbiamo la sezione giochi che troviamo anche in Xbox nella parte anteriore. All'interno possiamo per esempio inserire le nostre partite, i nostri giochi, possiamo salvare i nostri punteggi. In sostanza abbiamo un network di Xbox sfruttabile dal telefonino, quindi volendo voi state sul computer, sul telefonino, con lo stesso account live. In questo modo avete, diciamo, un centro raccolta informazioni centralizzato, un po' come fosse il Game Center di Apple, per intenderci, o il PlayStation Network, passatemi anche questa semplificazione, ma il concetto grosso modo è quello. Avete anche Internet Explorer, come vedete su questo modello non l'avevamo attivato, come potete quindi apprezzare non abbiamo, diciamo, una memoria cache che ci velocizza la navigazione, come vedete la pagina è stata caricata senza problemi. È ovvio che la connessione ad internet sia necessaria, che sia wifi o tramite connessione operatore, comunque vi serve. Vedete quindi che la gestione della nostra pagina web è assolutamente facile e veloce. Vediamo di andare su Repubblica, tanto Corriere e Repubblica sono i due quotidiani che utilizziamo di base per farvi vedere appunto la demo sui siti, come vedete anche in questo caso il sito è assolutamente utilizzabile, fruibile nella sua interezza, vedete che abbiamo anche poi lo scorrimento cinetico, così
possiamo utilizzare appunto la web senza particolari impedimenti. Come avete visto funziona, le pagine si caricano esattamente come funzionava su 710, forse qui si va anche un pelino più rapidi, ma come vedete insomma la navigazione web sul Windows Phone non presenta in sostanza particolari ostacoli. Penso francamente di aver passato un po' tutto. Facciamo la telefonata tradizionale, chiamiamo il 190, speriamo di avere Vodafone qua. Sì, abbiamo Vodafone. Vodafone è lieta di accoglierti nel tuo servizio clienti. I nostri operatori sono a tua disposizione esclusivamente. Va bene, come avete apprezzato, insomma, l'audio non presenta, diciamo, distorsioni strane, quindi il vostro interlocutore riuscite a sentirlo e a interagire, insomma, con lo stesso, la stessa, senza ostacoli anche in questo caso. Quindi, insomma, come valutazione d'insieme. E piccola parentesi finale, notate per esempio che i messaggi o la mail, per esempio qui abbiamo collegato Hotmail, vedete, abbiamo un messaggio nuovo da leggere e un messaggio email da leggere. Detto questo, francamente non penso ci sia altro da vedere. Vabbè, il calendario è il calendario, non penso ci siano bisogno di presentazioni su come funziona un calendario. Andiamo a vedere se per caso mi sono dimenticato qualcosa. Abbiamo installato per esempio il meteo, questo widgettino dove vedete la luna, vi indica appunto che tempo fa, ed è appunto il widget del meteo. Abbiamo quindi passato tutta la suite di Nokia, direi che grosso modo come applicazioni preinstallate e altre menatine ve le abbiamo passate tutte. Per quanto riguarda quindi il giudizio finale al termine di questa panoramica, che spero vi sia stata utile, abbiamo cercato di renderla più compatta ma nello stesso tempo più completa possibile, il telefono raggiunge una valutazione di buono, ecco, non è ottimo, questo no, perché la camera non ce la fa. Non ce la fa a competere con un telefono dotato di Symbian di parecchi mesi fa, quindi insomma diciamo che aspettiamo il Lumia 900 poi per oggettivamente pensare a un'eventuale migrazione da Symbian a Windows Phone. Promette sicuramente bene, proprio perché poi tutto il panorama di applicazioni varie ed eventuale arriverà anche su telefonini. Quindi non solo voi potrete, diciamo, gestire questa interfaccia sul vostro tablet con Windows 8, ma con l'autunno arriverà Windows Phone 8 e quindi potrete utilizzare, diciamo, le stesse applicazioni, la stessa interfaccia anche sui telefonini. Quindi sicuramente promette bene. Al momento ha certe limitazioni che io trovo un attimino fastidiose, per esempio il telefono in questione non permette le videochiamate, non ha una qualità della camera comparabile appunto con quella di un telefonino sempre Nokia, ma N8 di mesi fa. E poi diciamo che per quanto riguarda la gestione d'insieme, una delle pecche che al momento riscontro in maniera evidente è l'assenza di un buon numero di applicazioni. Al momento i tre sistemi operativi sono iOS, quindi iPhone, iPod, iPad, o iPad se volete appunto dirla in inglese, Android, che comunque sul settore tablet fa ancora pena, è un dato di fatto, mentre sul settore telefonia se la cava meglio, e Symbian. Se Symbian sta cadendo in declino in maniera completa e irrefrenabile ormai, e questo Windows Phone è sicuramente molto promettente, al momento però è carente di applicazioni, diciamo, di livello, a differenza per esempio di iOS, che al momento è oggettivamente il sistema operativo dotato delle applicazioni più complete e utilizzabili nel quotidiano, sebbene comunque il telefono iPhone non sia in grado di svolgere funzioni che magari un telefono Nokia da 50 euro comunque realizza. Tutto sommato, ecco, se volete approcciarvi con una buona soddisfazione, una buona velocità d'insieme, come vedete nel frattempo noi stiamo cercando di menare l'interfaccia anche per vedere se effettivamente si impianta, ma come vedete la reattività è sicuramente buona. Questo Windows Phone porta in dote la
ottima facilità di gestione, per esempio, del comparto multimediale, quindi i vostri MP3 oppure il vostro audio, i vostri mix radio, potete scaricarveli in offline. Quindi la gestione, diciamo, di insieme, tutto sommato, ricorda quella che vi permette iTunes. Infatti anche qui potete sincronizzare la vostra musica, le vostre foto. Avete lo spazio di giga che Microsoft vi regala per salvarle, per esempio, online, per salvare i vostri contatti offline. Quindi potete salvarli solo nel telefono, oppure potete decidere di andare online anche con quelli. Quindi diciamo che come integrazione con il computer è sicuramente interessante. È ovvio che il meglio, se appunto arriverà qualcosa in tal senso, si vedrà poi con, secondo me, appunto l'autunno. Aspettiamo in ogni caso, io almeno personalmente, il 900, così da valutare un Nokia realmente top di gamma per prestazioni e specifiche tecniche. Vedete, si diceva delle ditate. Vi abbiamo fatto una demo che sarà circa di una mezz'oretta, vedete, le ditate, le strisciate per essere precisi, che vengono visualizzate. Quindi il telefono, in conclusione, sicuramente supera la sufficienza, diciamo che un 7-8 effettivamente ci arriva, diciamo che ancora ha qualche pecca di gioventù. In ogni caso, se avete dubbi, domande, curiosità a proposito, si ringrazia Nokia Lumia Diaries per l'invio appunto di questo paio di prodotti. Se in ogni caso avete dubbi, domande, curiosità, noi siamo a vostra disposizione. Vi invito a provare anche voi l'iniziativa Nokia Lumia Diaries. Voi proponete il che cosa vorreste fare con Lumia 800 e il Play 360 e poi ovviamente se arrivate a superare la selezione vi mandano il paio di prodotti che vedete in questo caso. Avete 5 giorni per valutarli, ma ve li spediscono gratis. Se li vengono a ripigliare gratis, quindi più di così cosa volete. Il regalo ancora non è contemplato, secondo me, negli standard Nokia, ma insomma, quale azienda lo fa? Quindi per ora io vi ringrazio dell'attenzione, ho concluso. Come vi dicevo, se avete dubbi, domande, curiosità sul telefono, no, vedete, non si impianta, quindi è assolutamente reattivo da questo punto di vista. Come si diceva, quindi ho concluso, io vi ringrazio dell'attenzione, se avete dubbi, domande, curiosità, siamo a vostra disposizione. Per ora quindi è tutto, grazie, ci vediamo online, mi raccomando seguiteci su formobiles.info e seguiteci anche sui canali social che abbiamo attivato per voi, siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion. Se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Saluti da Giuseppe Ragozzino.